Ci sono voluti 2 giorni di indagine, ma grazie alle telecamere di sorveglianza sono stati identificati gli autori dell'accoltellamento di domenica sera nei pressi della stazione Termini di Roma di un uomo di 46 anni, nato e residente a Milano. Si tratta di 3 cittadini nordafricani di 40, 31 e 19 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine perché da tempo gravitano nella zona. Sono stati rintracciati e sottoposti a fermo con le accuse di tentato omicidio e rapina. La vittima è tuttora grave, in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato subito dopo l'aggressione. Erano le 22 quando i 3 in via Giolittica, a fianco allo scalo ferroviario, hanno circondato l'uomo per rapinarlo. Ad una sua minima reazione è partita la coltellata all'addome. Sul posto sono giunte 2 auto delle volanti, mentre poco dopo pure l'ambulanza che ha trasportato la vittima al pronto soccorso del Policlinico Universitario. Proprio alla stazione Termini, nel grande atrio che collega via Marsala con via Giolitti, scena di questa aggressione, la sera del 31 dicembre si era consumato un altro accoltellamento ai danni di una ragazza da parte di un giovane 24enne polacco, senza fissa dimora, rintracciato poi qualche giorno dopo a Milano. A seguito di quell'episodio la prefettura ha rafforzato i controlli.